È semplice ma non banale, essenziale ma non spoglia, ordinata ma non impersonale. Stiamo parlando della casa minimalista. Ciao, sono Elena, interior designer di Diotti.com. In questo video voglio darti alcune dritte sull'arredamento minimal per aiutarti ad arredare casa in maniera semplice e funzionale. Il minimalismo nasce in ambito artistico negli anni 60, ma viene presto adottato anche in architettura e arredamento per definire uno stile essenziale, spoglio da oggetti e decorazioni inutili che potrebbero appesantire visivamente l'ambiente. Il concetto portante dello stile minimalista è less is more, ovvero il meno è più, o ancora più chiaramente il meno è meglio. Un motto coniato dall'architetto tedesco Mies van der Rohe è divenuto manifesto dell'architettura del XX secolo. Ad oggi lo stile minimalista è sempre più amato e più utilizzato in arredamento, in tutte le sue declinazioni, dallo stile nordico ormai famoso in tutto il mondo, al japandi, un trend home decor più recente che unisce stile scandinavo e filosofia zen giapponese. Vediamo subito quali sono le 5 regole da seguire per arredare una casa minimal. Regola numero 1: linearità e semplicità. Un arredo minimalista è contraddistinto da forme semplici e pulite, geometrie rigorose, linee rette o perfettamente tonde. Sono da prediligere quindi volumi semplici, mobili sospesi, ante lisce e senza maniglia, facilmente sostituibili ad esempio con meccanismi push-pull e cassetti rallentati. Le strutture sono esili ed essenziali e si gioca moltissimo sull'alternanza tra pieni e vuoti. Regola numero 2: solo l'essenziale. Scegliere il minimalismo in casa non significa creare ambienti vuoti o spogli, ma piuttosto concentrarsi sull'essenziale, valorizzando lo spazio vuoto e dando maggiore risalto agli arredi scelti. Bilanciando bene semplicità ed essenzialità, la casa saprà trasmettere una sensazione di pulizia, freschezza ed armonia. Questa regola non vale solo per case piccole, dove limitarsi a pochi arredi è una scelta obbligata, ma può essere applicata anche ad abitazioni di dimensioni importanti. Perché in fondo è proprio quando lo spazio non manca che si rischia di cadere nell'errore dell'affollamento visivo e dell'accumulo di cose che non servono. Regola numero 3: colori neutri. Quando si parla di case minimal e colore, si pensa subito al total white. Il bianco è senza dubbio il colore base del minimalismo, ma è fondamentale non limitarsi solo al bianco e alle sue sfumature, bensì sfruttare tutta la palette dei toni neutri. Via libera quindi ai beige, grigi o tortora, che traggono luminosità dall'accostamento con il bianco. Sì anche all'utilizzo del nero e di nuance pastello, per dare tocchi di colore agli ambienti. Attenzione però che le tinte non siano eccessivamente accese. Per quanto riguarda i materiali, invece, meglio scegliere texture semplici, monocolore e con pochissime sfumature. Per i rivestimenti, sia tessuti tinta unita e pelle. Largo anche a legno chiaro con poche venature, resina, cemento e metallo. Regola numero 4: decorazioni semplici. In una casa minimalista è importante ridurre al minimo la quantità degli oggetti decorativi, in modo da non sovraccaricare l'ambiente di forme, colori e dettagli che rischierebbero di generare disordine visivo. Gli oggetti a vista sono pochissimi e quei pochi devono essere studiati attentamente per trasmettere un senso di sobrietà, comfort e serenità. Regola numero 5: ordine e organizzazione. Uno degli obiettivi principali dello stile minimalista in casa è quello di creare ambienti estremamente pratici e funzionali. Poche superfici da pulire facilmente, nessun oggetto fuori posto, tutto a portata di mano ma nascosto alla vista. La regola fondamentale del minimalismo in casa è quindi ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa. In questo campo ci viene d'aiuto il famoso metodo Kon Mari, inventato dalla guru del decluttering Marie Kondo, e che prevede di dividere gli oggetti per tipologia, funzione e materiale, e organizzarli ordinatamente all'interno di uno spazio chiuso, come un armadio, un cassetto o delle scatole. Raggruppare gli oggetti in base alla tipologia e dare loro una collocazione fissa in casa significa trovare ciò che cerchiamo più velocemente, non perdere più nulla e soprattutto non avere più disordine in casa.
Il minimalismo infatti non aiuta solo a fare ordine in casa, ma garantisce anche maggior successo nel mantenere la casa in ordine più a lungo. Scegliere uno stile d'arredo minimal ha certamente dei vantaggi. Vediamo quali. Innanzitutto è uno stile versatile, che ben si adatta a diverse tipologie di abitazioni, dal loft in città, all'appartamento al mare, alla casa in montagna. Inoltre è perfetto sia per case piccole che per abitazioni di grandi dimensioni, perché è in grado di valorizzare lo spazio indipendentemente da quanto se ne ha a disposizione. Un altro vantaggio è di tipo pratico. Una casa minimal, ovvero con pochi oggetti d'arredo, è una casa più fruibile, comoda da vivere e facile da pulire. Svuotare lo spazio da volumi inutili permette di riempirlo con uno degli elementi più importanti dell'interior design, la luce naturale. Lo stile minimale, infatti, dona luminosità e aerosità agli ambienti che, grazie alla luce naturale, sembreranno più puliti, più sani e più piacevoli da vivere. Il minimalismo offre davvero ampio margine di personalizzazione. Una casa minimal moderna può essere arredata secondo ispirazioni differenti: scandinavo, country, mediterraneo, etnico, persino lo shabby chic può essere reso minimal. Quando si parla di arredamento minimal, è importante fare attenzione a non cadere negli errori più comuni. 1. Trascurare i dettagli. Meno oggetti ci sono in una stanza e più risulteranno evidenti. È importante quindi scegliere con cura ogni arredo, senza trascurare aspetti importanti come la forma, i colori, i dettagli e il dialogo con gli altri oggetti. 2. Cadere nell'asettico. Per non commettere questo errore, scegli oggetti decorativi personali che parlino di te. La tua abitazione non deve essere il set fotografico di una rivista d'arredamento, ma una casa che comunichi la tua personalità. Ad esempio, libri e piante sono oggetti che aiutano a dare carattere all'ambiente. 3. Creare un ambiente freddo. Superfici vuote e decorazioni ridotte al minimo possono raffreddare visivamente l'ambiente. Alcuni oggetti strategici, come tappeti, coperte e cuscini, possono scongiurare questo rischio. 4. Dimenticare la comodità e la praticità. La pulizia estetica è importante, ma anche il comfort lo è. Quindi non limitarti a scegliere un arredo per il suo design, ma valutane anche l'aspetto funzionale, soprattutto quando si parla di letto, di divano o di sedute in generale. E ora vediamo cosa significa scegliere un arredamento minimal moderno stanza per stanza. L'ingresso è il biglietto da visita della nostra abitazione. Per questo motivo una casa minimal deve necessariamente aprirsi su un ingresso connotato da un arredo minimalista. Qui il rapporto tra estetica e funzionalità è molto forte, perché oltre a fare da vetrina alla casa, l'ingresso deve anche agevolarci nell'entrare e nell'uscire. Specchio e piano d'appoggio sono fondamentali. Il primo ci permette di controllare il nostro aspetto subito prima di uscire. Il secondo fungerà da svuotatasche e da sostegno per gli oggetti decorativi. Ma l'ingresso dovrebbe accogliere anche giacche, borse, caschi, scarpe e altri oggetti voluminosi, che se lasciati a vista creerebbero subito disordine. Per questo motivo è consigliabile scegliere arredi contenitivi, preferendo un armadio guardaroba ad un semplice appendiabiti freestanding e optando per dei cassetti al posto di una semplice mensola. Per il soggiorno vale la pena ricordare la regola del less is more. Eliminando gli arredi inutili e gli ostacoli, si valorizza lo spazio vuoto in quello che è l'ambiente più vissuto della casa, che diventa così più fruibile. Per non affollare la stanza è bene optare per un solo divano, ben proporzionato allo spazio a disposizione e contraddistinto da un design minimalista, sia nella forma sia nel colore. Meglio ancora se dotato di piedini alti, risulterà più leggero e agevolerà le operazioni di pulizia. Per quanto riguarda la parete attrezzata, meglio scegliere soluzioni sospese, leggere e ariose, sia mensoloni o contenitori sospesi, sui quali troveranno posto il televisore e pochi altri oggetti. Tutto ciò che non deve stare a vista potrà essere riposto in contenitori con ante. Anche tavole e sedie dovranno essere coerenti con l'arredo casa minimalista della zona living, largo quindi a tavoli rettangolari dal design semplice e lineare. Ancora una volta è meglio scegliere colori neutri come bianco, beige e tortora e materiali naturali come il legno che aiuta a scaldare l'ambiente.
Un arredamento minimal in cucina è contraddistinto da pulizia formale, sobrietà ed estrema funzionalità. Infatti, anche in cucina come in ingresso, estetica e funzionalità sono strettamente legate. In un ambiente in cui è facile generare disordine, il minimalismo aiuta a mantenere ordine e pulizia, cucinare meglio e stressarsi di meno. Il piano è quindi libero da inutili accessori e dai piccoli elettrodomestici che troveranno posto nelle basi e nelle colonne. Un top libero comunica ordine e armonia e sarà più facile da pulire. In una cucina dal design minimalista, accessori, utensili, barattoli, pentole e coperchi sono rigorosamente nascosti alla vista e organizzati all'interno di cassetti e cestoni, divisi per tipologia in appositi organizer. Dal punto di vista cromatico, il bianco vince su tutti gli altri colori, come sempre accompagnato da tutta la palette dei toni neutri. Le ante sono rigorosamente lisce e senza maniglia. In camera da letto, il minimalismo assume anche una funzione esistenziale, oltre che pratica. Questo è il luogo in cui rilassarsi, staccare la spina e ritrovare l'armonia. Per questo motivo, una camera da letto contraddistinta da uno stile naturale è la soluzione ideale. Per il letto, via libera forme semplici e lineari, strutture esili, testiere lisce e piedini alti per enfatizzare la leggerezza dell'insieme. I comodini sono assenti o molto minimali, magari integrati nella struttura stessa del letto. L'armadio è rigorosamente senza maniglie, e ancor meglio se dotato di ante scorrevoli, in modo da avere frontali ampi e limitare al minimo le interruzioni sulla superficie. Per quanto riguarda il colore, l'ideale è scegliere la stessa nuance delle pareti, in modo da ottenere un effetto a scomparsa, sia tutte le sfumature del bianco, del grigio e del beige. Un bagno dal design minimalista richiede innanzitutto un mobile bagno sospeso che risulti leggero e armonioso. Lasciare spazio libero al di sotto del mobile ha anche due vantaggi pratici. Primo, con una porzione maggiore di pavimento a vista l'ambiente apparirà più grande e secondo, le operazioni di pulizia saranno più agevoli. Per il lavabo è meglio optare per un modello semplice e lineare, meglio ancora se integrato al top. Il piano è tassativamente libero da accessori per la cura della persona, che troveranno posto all'interno del mobile o in una colonna. Particolarmente comodi sono i cassetti e i cestoni, che consentono di inserire pratici organizer per la suddivisione degli oggetti. Così facendo, spazzole, saponi, flaconi e barattoli saranno riposti ordinatamente e risulteranno più facili da trovare. Nel bagno degli ospiti, che generalmente non viene utilizzato quotidianamente, valgono le regole appena citate. Ma in questo caso si può optare per soluzioni ancora più essenziali. Qui infatti l'aspetto estetico prevale su quello funzionale, perché non c'è bisogno di grandi spazi contenitivi. Di conseguenza si può optare per un arredamento minimal chic, composto unicamente da un mensolone, un lavabo e uno specchio. Nello studio l'arredamento minimalista assume una connotazione fortemente funzionale. Qui l'ordine e il rigore sono necessari per una migliore concentrazione durante lo studio o il lavoro da casa. Il piano della scrivania deve essere libero da oggetti inutili. Gli articoli di cancelleria trovano posto nei cassetti, mentre libri e manuali necessitano di una libreria dedicata, da tenere scrupolosamente in ordine. La sedia deve essere innanzitutto comoda, ma anche l'occhio vale la sua parte. Sia sedie con braccioli e poltroncine di design, nei toni del grigio e del beige. In questo ambiente, oltre alla luce naturale, è bene curare anche l'illuminazione artificiale. Per coerenza con il resto dell'ambiente, meglio optare per lampade da tavolo o da terra, dal design essenziale, pulito e minimale. Abbiamo visto come il minimalismo in casa aiuti a creare ambienti più funzionali, belli da vedere e piacevoli da vivere. Se vuoi altri suggerimenti per trasformare la tua casa in una vera casa minimalista, faccelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Per vedere i prossimi video con idee e consigli su come arredare casa, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo contenuto. A presto!